Ah, sei qui! Bene. Come dico sempre... Questa è la casa del signor Beagle? Credo di sì. Dovrebbe avere delle prove contro Harlow. Dobbiamo parlare con lui. Perché ha sfidato quell'uomo spregevole? Va tutto bene. Stiamo cercando il signor Beagle. Mio marito... è morto! L'ha ucciso lui! Oh, mi dispiace moltissimo, signora Beagle. Chi è questo lui? Theophilus Harlow! Ne sono certa! Erano settimane che minacciava mio marito e... Dov'è mio figlio? Dov'è Archie? Non per spaventarla, ma è possibile che sia stato rapito da Harlow? Non vedo la sua sacca, quindi potrebbe essersene andato da solo. Magari è in giro a esplorare come suo solito. Spero non fosse qui quando Harlow... quando mio marito... Da che parte potrebbe essere andato, Archie? Ha un piccolo nascondiglio nella foresta, a sud di qui. Non si allontana mai troppo. Ma se ha visto Harlow fare del male a suo padre... non posso andare a cercarlo. E se tornassi a casa... Per caso c'è altro che può dirmi su Harlow? È il numero 2 della banda di Victor Rookwood. Un essere orribile, un miserabile, un brutale assassino. Che motivo avrebbe avuto Harlow di uccidere suo marito? Stava indagando sui traffici di Harlow e credo avesse scoperto qualcosa che non doveva. Io l'ho pregato di lasciar stare, ma lui... lui era convinto che... Signora Beagle, troveremo suo figlio. Grazie. Oh cielo, che farò ora? Niente paura, signora Beagle. Riporteremo Archie a casa. Dove sei, Archie? Quando ho portato all'agente Singer la lettera che abbiamo trovato, mi ha parlato del signor Beagle. Ha fatto esattamente come noi. Ha portato all'agente Singer le prove per incriminare Harlow. Speravo di poter parlare con lui di ciò che ha scoperto, ma ormai è troppo tardi. Cosa ha detto l'agente Singer della lettera che le hai portato? Mi ha ringraziata, ma era evidente che pensava che non fosse abbastanza. È un peccato che gli ipogrifi non sappiano parlare. La tua amica Alaforte potrebbe darci tutte le prove che ci servono per incriminare Harlow. Ah, ci servirà qualcosa di più. Deve essere il nascondiglio del piccolo Archie. Quello di cui ci ha parlato la signora Beagle. Archie! Archie Beagle! Non avrebbe mai ridotto in questo stato il suo nascondiglio. Qualcuno è venuto a cercarlo. Revelio potrebbe essere l'unico modo per scoprire da che parte è andato. Revelio! Ecco le impronte di Archie. È andato da questa parte. Pensavo che a questo punto avremmo trovato Archie. Temo continuerà a scappare se qualcuno lo insegue. Se è Harlow che lo sta inseguendo, spero solo che tu abbia ragione. Quelli come Harlow non ci pensano due volte a uccidere un bambino. Dobbiamo sbrigarci a trovare Archie. Revelio! Prepariamoci a combattere. Protetto! Stupefatto! Stupefatto! Stupefatto!
Spero che Archie non si sia imbattuto in quel branco di lupi. Meglio dare un'occhiata in più. Revelio! La sacca di Archie. Perché avrebbe dovuto lasciarla qui? Probabilmente era distratto perché stava fuggendo da Harlow. È il momento di usare di nuovo Revelio. Archie è andato da questa parte. Ho una brutta sensazione. Harlow deve avere un motivo per inseguire Archie. Mi chiedo cosa abbia visto Archie. Spero non Harlow mentre uccideva suo padre. Non l'avrebbe mai superato. O almeno non riesco proprio a immaginare come. Revelio! La strada si divide. Abbiamo di nuovo bisogno di Revelio. Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che inventassi la polvere. Revelio! Varie impronte di diverso tipo. Harlow l'ha raggiunto qui. Si mette male. Sono andati da questa parte. Ah. Revelio! Leviosa! Revelio! Dei Thestral! Leviosa! Sono bellissimi, non è vero? Anche tu puoi vedere i Thestral. A 9 anni ho visto morire qualcuno. Poco dopo ho visto il mio primo Thestral. La loro presenza mi è stata di conforto. E lo è tuttora. Credo che chi vede morire qualcuno se lo meriti un po' di conforto. Revelio! Su merita, ma... Che succede? Expulso! Posso andare avanti così tutto il giorno? Expelliarmi! Expulso! Quella è mia! Non ho sentito niente. Riprovi, incendi! Le biote! Comincio ad annoiarmi! Ah!
Portatelo a casa, uccidetelo. Non mi importa quel che fate. Basta che non me lo debba assorbire io. È un problema di armi. Proteggo! Proprio come tu. Levioso! Stai in guerra. Finite! Non possiamo fare errori. Espulso! Proteggo! Ho sentito! Levioso! Riparo! Questo è un ottimo modo per farsi ammazzare, lo sapevi? La distanza qua su merita! Resto dove? Me ne pentirai! Levioso! Hai commesso uno sbaglio enorme! Descendo! Confringo! Revelio! Hanno avuto quel che si meritavano. Revelio! Credi che abbia visto tutto? Certo che sì, altrimenti perché sarebbe fuggito? È solo un bambino. Dovremmo lasciarlo andare. Questo è il genere di cose che potrebbe attirare attenzioni indesiderate. Al suo ritorno, sarà Harlow a decidere che cosa fare. Expelliarmus! La mia bacchetta! Credo! Depulso! Ti è bastato! Pagherai! Descendi! Confino! Revelio! Revelio!
Revelio! Aiuto! Aiutatemi! C'è nessuno! Vi prego, ho bisogno di aiuto! Archie Beagle! Come fai a sapere chi sono? Tua madre ci ha mandato a cercarti. Sono così felice di vedervi. Archie, abbassa la voce. Scusa. Dobbiamo riuscire ad aprirla. Allo, Mora. Un uomo di nome Harlow ha ucciso mio padre. Ci dispiace immensamente, Archie. Non gli permetteremo di farla franca. Ma prima di tutto dobbiamo riportarti a casa. Grazie per avermi salvato. Ci mancherebbe. Ora vediamo di riportarti a casa. Conosciamo un percorso sicuro. Mamma! Oh, mamma! Gli amici di papà sono in pericolo. Quelli che mi hanno preso parlavano di loro. Quali amici, tesoro mio? Il signore e la signora Rabe. E il signor Filbert. E hanno parlato anche di Otto. Parlerò con loro. Tu corri dentro. Sì, mamma. Gli amici di suo marito sono in pericolo. Come lo era lui, sì. Come posso aiutarla? Avete già fatto abbastanza. Mio marito era un mago potente, eppure Harlow ha avuto la meglio. Non vorrei mai che quel mostro se la prendesse anche con voi. Forse è già troppo tardi. Harlow è già sulle nostre tracce. Allora non fatelo arrabbiare ulteriormente. È molto più pericoloso di quanto pensiate. Vi prego, state alla larga da lui. Signora Beagle, mi dispiace molto per suo marito. Grazie. E grazie anche per aver ritrovato il mio Archie. Non potrò mai sdebitarmi per la vostra gentilezza. Niente paura, signora Beagle. Come diceva sempre mio padre, la pioggia non cade mai su un solo tetto. Siamo qui per aiutarci a vicenda. Devo scoprire di più sugli amici del signor Beagle e su cosa vuole Harlow. Appena saprò qualcosa, te la riferirò immediatamente. Grazie per l'aiuto.